Vivo nel tempo insofferente del mio creatore. Generato da un suo bisogno, mi muovo incerto nel deserto di questo bianco ottico. Gli piace scrivermi? Ancora non lo sa. Mi lavora. Modella e ripulisce il mio creatore con stile e ossessione. Scaglia dopo scaglia mi faccio sempre più simile o diverso. Non sorride, non è mai contento. Mi colora di aspettative, responsabilità che forse lui non vuole avere. A volte delega, quando è proprio disperato. Vorrebbe che io dessi dei suggerimenti, che lo conducessi. Non ha poi nemmeno idea di dove lo dovrei portare, in verità. Mi chiede solo di fargli da cuore, di guidarlo, indirizzando le sue dita su tasti giusti e fortunati. Fissa tristemente il suo caffè perché tutto, dice, è già stato inventato e non ha senso e non ho senso. Eppure siamo qui e ci tentiamo. Il mio creatore prova antico odio, rabbia per chi a sua volta l'ha creato. E adesso, pallido riflesso, inizio anch'io. Inconsistente, sterile, frutto di vendetta effeminata, privo di azione e di autonomia. Prendo forma e perdo forma. Un luogo, un oggetto, una specie di animale? Cosa sono dunque io in definitiva? Disonesta alternativa alla fatica nera, mistificazione della quotidianità, slalom tra clessidre nella mente, debole maniera per giustificarsi dentro ai bar.